L'antica pizzeria Michele la conoscono tutti, no? L'antica pizzeria Michele 1870, Forcella, via Cesare Sersale, solo Margherita e Marinara, famiglia Condurro, tra poco faremo 150 anni di storia. Famosa in tutto il mondo, grazie al lavoro, dico sempre non mio, grazie al lavoro del mio bisnonno, di mio nonno, dei miei zii che ci hanno lavorato parecchio tempo e l'hanno resa famosa al punto da girare scene di film, Giulia Roberts è venuta da noi, star internazionale. La pizzeria più famosa al mondo, a detta degli altri. A un certo punto è sorta questa cosa, quest'idea praticamente di noi appartenenti alla quinta generazione, perché nel momento in cui da tutto il mondo vengono a Forcella nel Tempio Sacro della Pizza per assaggiare le nostre pizze Margherita e Marinara, perché non portare Michele fuori, perché non portare Michele a casa loro? E quindi è nato questa sorta di idea alla quale abbiamo dato il nome di Antica Pizzeria Michele in the World, che è in un certo senso il concessionario dei diritti d'immagine dell'antica pizzeria Michele, gestita da me e da mia cugina Daniela. Abbiamo acquistato il marchio l'antica pizzeria Michele e lo usiamo, promuoviamo l'antica pizzeria Michele a mezzo di aperture in franchising fuori Napoli. Un'idea nata nel 2012 con l'apertura della prima pizzeria antica pizzeria Michele fuori Napoli, diciamo che per non sbagliare ci siamo tenuti vicino Napoli, abbiamo aperto a Tokyo in Giappone. E praticamente lì è stata poi diciamo il successo praticamente della pizzeria, che in Giappone ha riscosso un enorme successo al punto da aprire la seconda pizzeria nel 2015 nella città di Fukuoka, che è un'altra città giapponese, si trova un po' più a sud. Dopodiché è cominciato l'esperimento in Europa, prima a Roma via Flaminia 80, successivamente a Londra, a Barcellona, la seconda di Roma è di un mese fa, a Milano, l'ex Ricci a Piazza della Repubblica 27, ed è notizia di adesso, la settimana prossima apriremo a Firenze a Piazza del Mercato Centrale. Il tutto si va ad inserire in un programma di aperture che nel 2018-2019 ci saranno almeno altre 6-7 aperture in altrettante città mondiali importanti. Il nostro slogan, in un certo senso ce lo siamo autoinventato, ce lo siamo autodato, che è famiglia di famiglie, cioè l'antica pizzeria Michele, pur essendo un brand di pizza conosciuto a livello mondiale, in effetti è una famiglia, la famiglia Condurro, sempre gestita dalla stessa famiglia a livello familiare. Mio padre sta alla cassa, mio zio sta al forno, l'altro sta al bancone, quindi comunque bene o male è sempre stato questo concetto di famiglia, famiglia allargata. Ed ecco che si va ad inserire questa voglia di siglare degli accordi di co-branding con aziende napoletane, aziende campane che siano delle eccellenze nell'enogastronomia, ma che siano delle famiglie anche loro, aziende storiche, aziende gestite da famiglie, come per esempio posso citare la famiglia Bellavia, no? Famiglia Bellavia, presente a Napoli dal 1925 con la pasticceria palermitana, la pasticceria napoletana, la Cassari Bellavia il 24 dicembre è un must per tutti quanti, un po' come la pizza di Michele. Anche loro gestita dalla famiglia Bellavia, bisnonno, nonno, padre e figli. Stesso discorso dicasi per la famiglia Percuoco, con la quale abbiamo siglato l'accordo di co-branding due mesi fa, del caffè Moreno, che è un'altra eccellenza napoletana importante, anch'essa gestita ovviamente a livello familiare. Stessa cosa dicasi per i vini di Salvatore Martusciello, un'azienda vinicola importantissima a Pozzuoli che produce un Gragnano e un Asprigno che sono veramente un'eccellenza, anch'essi gestiti dalla famiglia Martusciello. Se andate lì alla cantina di Martusciello trovate la mamma di Salvatore, voglio dire, che vi accoglie, che vi apre la porta, Salvatore, la moglie, persone veramente fantastiche, e che vi faranno fare questo percorso praticamente di assaggi, di degustazione praticamente del vino. Stessa cosa alla fine dicasi per la famiglia del birrificio St. John's di Faicchio. Mi piace ricordarlo, il primo birrificio artigianale in Campania. Io dico sempre, prima di conoscere la famiglia del birrificio St. John's, io bevevo Nastrazzurro, Corona e Heineken, quindi birre industriali. Grazie a loro adesso praticamente sono passato alla birra artigianale e devo dire che c'è veramente un livello completamente diverso. Voglio dire, i birrifici artigianali che sono presenti in Campania sono tanti, ho scoperto un mondo, sono veramente delle eccellenze, e va dato merito al birrificio St. John's e alla famiglia loro di essere stati i primi ad introdurre questo tipo di prodotto in Campania. E questo ci fa piacere perché ci consente di esportare quelle che sono queste eccellenze in tutti i punti vendita da Michele presenti al mondo, quelli attualmente aperti e quelli che andranno ad aprire, quindi andremo noi a colonizzare finalmente il mondo. Ecco.